Dopo il 1848 in Europa si sviluppa il movimento del realismo, sia in letteratura che in arte. L'ondata parte dalla Francia e solo dopo toccherà i nostri lidi. Esempio di questa distanza la troviamo in letteratura con Giovanni Verga, che diventerà verista solo dopo la lettura di Emile Zola. Il realismo si basa sulle filosofie positiviste dell'epoca e si propone di descrivere scientificamente la realtà. Il realismo francese si occupa delle scene di vita delle classi più povere, glorificandone le attività ma anche criticando le situazioni di disagio che si vengono a creare. I colori sono terrosi e scuri, simbolo di umiltà. In Toscana si sviluppa il movimento dei macchiaioli, che adottano la tecnica del ton gris, in cui si rimuovono i dettagli e si lavora principalmente sui chiariscuri. Macchiaioli perché sembra quasi dipingano a macchie di colore, visto l'alto contrasto che il ton gris restituisce. Rappresentano soggetti estremamente caldi, si predilige la quiete e inquadrature orizzontali. La critica sociale è per lo più assente, a differenza di quanto facevano i francesi. Come evoluzione del realismo, in Francia si sviluppa l'impressionismo, che si pone in netta contrapposizione ai colori terrosi e abbraccia colori chiari e luminosi. Grazie ai tubetti di tempere la pittura diventa un plein air e i colori puri vengono mischiati direttamente sulla tela, rendendo anche le ombre molto colorate e rifiutando i forti contrasti che abbiamo visto nei macchiaioli. Gli impressionisti furono influenzati dall'arte giapponese, con i suoi colori piatti e spesse linee di contorno. Verso la fine dell'Ottocento si supera l'impressionismo e si va oltre la superficie delle cose. Post-impressionismo è infatti caratterizzato dall'attenzione ai simboli, proprio come in letteratura, dove si parla di simbolismo e decadentismo come passi successivi al verismo. Anche in questo caso è la Francia a prendere l'iniziativa, determinando la direzione dell'arte italiana e europea. Una parentesi un po' particolare è quella del puntinismo, che studia la scomposizione scientifica della luce e del colore tramite puntini. È una tecnica estremamente lenta, da studio, che conferisce staticità ai soggetti, anche se questi sono molto dinamici. Questa corrente ispirerà il divisionismo italiano. In quegli stessi anni, Maxwell dimostrava al mondo le sue teorie riguardo la natura elettromagnetica della luce. In questa nuova realtà, il colore diventa misurabile, definito, e soggetto ad accurata indagine scientifica. Sempre in studio è la tecnica a tessere di Cézanne, in cui ritorna il gusto per i colori terrosi e scuri e in cui si scompongono le figure in volumi semplici. Cézanne introduce inoltre la tecnica di raffreddare progressivamente il colore, per dare l'effetto della distanza che non è altrimenti deducibile dalle figure estremamente sintetizzate. Come altri post-impressionisti, Cézanne lavora in Provenza, immerso nei colori mediterranei. Colori più vivaci, ma anche antinaturalistici, li troviamo con Gauguin, che si ispira nuovamente alle stampe giapponesi, soprattutto per la tecnica del cloisonnisme, ossia l'uso di un contorno nero per delimitare le figure. I suoi viaggi in Polinesia contribuirono sicuramente alla ricchezza nell'uso dei colori. Questa ricerca di un mondo primitivo e incontaminato è tipica dell'isotismo diffuso a quel tempo. Amico di Gauguin era Van Gogh, che rappresenta un ulteriore passo in direzione dell'espressionismo, corrente in cui il soggetto del quadro sono le emozioni dell'artista. Anche lui si trasferisce in Provenza per immergersi in un mondo colorato e ondulato che riproduce nelle sue opere. Questa passione si traduce in colori chiari, in primis il giallo luminoso dei girasoli. Van Gogh introduce anche la pennellata allungata, che sarà poi caratterizzante del divisionismo italiano. Se ancora non ho parlato di decorazioni è perché nessun autore finora trattato si può paragonare in questi termini a Klimt. Nelle sue opere c'è sperimentazione con diversi materiali, come l'oro, colori piatti e moltissime decorazioni, nonché la linea di contorno orientale. Forte in Klimt è l'influenza dell'arte bizantina, ricca di decorazioni dorate e caratterizzata da scarsa tridimensionalità. Si può considerare modernista, viste le decorazioni floreali tipiche del nuovo movimento europeo. Thank you.
Seppur con notevoli differenze, lo stesso gusto per l'eccedenza e per il colore lo troviamo a Barcellona e in Gaudí, e soprattutto nelle azulejos, le piastrelle colorate che venivano spezzate per decorare le facciate, secondo la tecnica Trencadí. Parte della corrente simbolista, in Italia abbiamo i divisionisti, movimento molto variegato, il cui denominatore comune è l'uso di pennellate filamentose, che ricordano in parte il lavoro dei macchiaioli. Il Novecento, come un treno, si porta dietro un gran numero di avanguardie e movimenti, tutti diversi fra loro, che interpretano la luce e il colore in modi del tutto originali. Un gruppo di questi sono gli espressionisti, che si concentrano sulle emozioni dell'artista. In Germania ci si ispira a Munch, caratterizzato da colori forti, cupi, sporchi, acidi e innaturali, nonché da sentimenti tristi. In questo contesto, nonché in quello francese, il chiaroscuro viene completamente rifiutato. Kirchner è il massimo esponente dell'espressionismo tedesco, con colori acidi e sporchi che danno un senso di inquietudine. Le linee si spezzano e le costruzioni si storcono, trasmettendo instabilità. Tutt'altra storia in Francia, dove non si esprimono sentimenti tristi e cupi, ma bensì allegri, rappresentanti la gioia di vivere. L'uso animalesco del colore garantirà loro il soprannome di Fauves, bestie. I colori sono quindi i protagonisti, seppur innaturali, piatti, e si fa uso di spesse linee di contorno. Per visualizzare la profondità ritorna la tecnica del progressivo raffreddamento della tonalità del colore. Matisse si può considerare come il rappresentante del movimento, proprio a causa di questo estensivo uso di colori violenti, in nome dei quali quasi tutti gli altri elementi vengono sacrificati. Di tutt'altra pasta sono i cubisti, poiché nel primo periodo di colore manco l'ombra. O meglio, quella sì, per fare chiaroscuro. Un gruppo di artisti, influenzato dalle teorie di Einstein, si concentra sulla visualizzazione di più punti di vista contemporaneamente. Il soggetto diventa di difficile individuazione e si rinuncia completamente alla prospettiva. Il cubismo analitico del primo periodo usa colori spenti e spesso monocromatici. Si dovrà attendere il secondo periodo sintetico per un ritorno del colore e sperimentazione con nuovi materiali. La semplificazione delle forme e la tipologia di pennellata è influenzata da Cézanne, anche se non mancano riferimenti a linee e colori dell'arte primitiva, africana e greca. Cubista fuori tempo massimo è il quadro Guernica di Picasso, che recupera il monocromatico del primo periodo analitico per accentuare la tragedia universale che il bombardamento ha causato. È importante sottolineare che la luce che vediamo nel quadro è data dalla candela e non dalla lampadina, questo a sottolineare una regressione in un mondo primitivo e brutale. Fan della luce elettrica, del dinamismo e del movimento erano invece futuristi, un movimento tutto italiano influenzato in parte dal cubismo e in parte dalle fotografie sequenziali che si diffusero all'epoca. La volontà di rompere col passatismo porta a drastiche scelte, come il marcato interventismo nella Prima Guerra Mondiale. Il colore, piuttosto acceso, risente dell'influsso divisionista, soprattutto per la sua filamentosità. L'energia spezza con violenza la materia, sancendone la caduta definitiva.